Benvenuti a questa mini rubrica a proposito della cucina longobarda dal punto di vista della ricostruzione. E nel nostro approccio, in particolare per quanto riguarda la didattica, noi riscontriamo il problema del contenuto dei ricettari a noi pervenuti, per esempio Antimo o Apicio, perché sono ricettari di corte. Quello che a noi serve invece a livello didattico è dare uno spaccato realistico di quello che poteva essere la cucina e il tipo di cibo che il longobardo medio poteva trovare sulla propria tavola. Di conseguenza noi ci basiamo su ritrovamenti archeologici di offerte di cibo all'interno delle tombe e sugli studi sugli scheletri, che ci permettono anche in una certa misura di capire quali fossero gli elementi sostanziali e primari all'interno della dieta dei longobardi cividalesi della prima generazione e della seconda. Thank you.
una pizza d'erba.